Sai cosa succede il 4 dicembre? No. Che succede? Si vota. Ah, sì, votazione, sì. Sai su che cosa si vota? No, non sono, insomma, non so l'argomento sulle votazioni, insomma, non mi so dire proprio. Andrai a questo punto a votare? Si vota sul referendum costituzionale, pensi di andare a votare? Io sono calabrese della Calabria, quindi non so se posso votare qua. Sa su cosa si vota il 4 dicembre? No, non lo so. Cosa succede il 4 di dicembre in Italia? Un casino. Lei andrà a votare? Sì, come no, due volte, mattina e sera. Succede che praticamente sono convinto che potrebbe vincere no, però potrebbe vincere pure il sì. Sa su cosa si vota il 4 dicembre? Sì, su Renzi. Vagamente, cioè io so che se voto no e vince la maggioranza del no, Renzi si dimette. Su cosa si vota? Referendum. Su cosa? Se vogliamo Renzi o sì o no? No, così non te lo so dire. Non lo so. Dicono che bisogna andare a votare per poter cambiare, altrimenti per 30 anni non si cambia più. Per me che ho già 70 anni questa è l'ultima occasione. Ancora non mi sono informato su, diciamo, su cosa verte, diciamo, di preciso il referendum. So che c'è la modifica alla Costituzione, ma nulla di più. Per le mie idee voto sì. Ma lei li conosce i punti della riforma? Ancora no. Conosce i punti in discussione oggetto della riforma? Guardi, attentamente no. Però una cosa la voglio dire, cioè io voterò no. Ancora non mi sono informato, però ci sta il fatto del Senato, delle province, basta, non mi ricordo. Quali sono i punti? Cambiare degli articoli della Costituzione, non so altro. Andrà a votare? Credo di sì, e credo di votare anche sì, però non sono ancora convinta. So del fatto di senatore, io so più per il sì comunque, poi bisogna vedere in quel momento, basta che mi gira e voto no. No, non so niente, non lo so, e neanche se ci vado a votare. A grandi linee però, non nello specifico. Non nello specifico. Sul Senato, l'approvazione se ridurlo, se lasciarlo così com'è? Si vota per la scelta, per l'abolizione eventualmente della Camera del Senato. L'abolizione del CNEL? Basta. Sinceramente non ho capito bene esattamente i termini della questione. Conosci i punti principali oggetto della riforma? Tipo la riduzione degli stipendi dei parlamentari, credo che ci sia. E poi non lo so, sono sincera. Andrei a votare? No, che non sono interessato alle votazioni. Sa su cosa si vota il 4 dicembre? Sì, per no. Votate tutti no, votate. Per quale motivo? Cioè, perché ci sono tutti disoccupati in giro qua. Sono troppi disoccupati. Ci sono varie modifiche che vengono proposte. La rimozione del CNEL, la fine del bicameralismo perfetto. La divisione di competenze tra Stato e Regioni, un po' di queste cose. O sì o no, si deve mettere. Dovevate fermare la signora. Adesso la fermo. È mia figlia. Come spiegherà la riforma a sua madre? Oddio, gli ho detto, guarda, non so che dirti ancora, non so proprio cosa dirti. È vero che alla fine si sceglie pro Renzi o contro Renzi? Io credo che si voterà più su Renzi, cioè è stato messo in una maniera secondo me sbagliata, cioè o a favore o contro il governo. Io avrei gradito un referendum con varie domande, non con una soltanto. Guarda, a me la riforma mi interessa, l'importante è mandare a casa Renzi. Sa su cosa si vota il 4 dicembre? Su per giù. Io voto, a parte Renzi deve andare via, perché per me, cioè, sinceramente, non è che sta a fare niente per noi cittadini italiani. C'ho le palle piene del 4 dicembre. No, ma andrà a votare, questa solo se andrà a votare. È una lotta tra frustrati. Secondo me questa riforma a noi cittadini italiani non ci cambia niente. Io non voto, sono tanti anni che non voto e non mi interessa. Io non voto da parecchio tempo, non voto più. Lei non va a votare, perché, se posso chiedere? Perché non schifo. Sicuramente cambierà se passa, dimostrare a noi stessi che lo possiamo fare, una riforma così importante. Brutta o bella che sia. Se passa il sì, ci sarà un governo che si sentirà ancora più forte, ci sarà un personaggio come Renzi che si sentirà ancora più forte. Se passa il no, non credo che ci sia una catastrofe,